molto alto, esce Vega, smanaccia, allora rimessa al centro, il gol di Emerson, gol di Emerson, siamo 2-0, 2-0 per il Brasile al 41esimo, il raddoppio. I venezuelani si arrabbiano pensando che erano Emerson in posizione irregolare, a me non è parso, non è parso che fosse completamente libero in mezzo, perché ancora una volta uno di loro, mi sembrava ancora McIntosh sulla parte destra, avesse tenuto una posizione regolare Emerson. Staremo a vedere se la televisione, ecco, vediamo. Stata brava Vampeta. Ecco, la posizione sembra regolare perché il terzino esterno, mi sembra Rocas, se sia stato buttato in avanti. Poi quando è partito il cross aveva appena cominciato a salire, quindi sì. Bello il cross di Vampeta, così come il colpo di testa di Emerson, e siamo 2-0 al 41esimo, il raddoppio del Brasile. Emerson Ferreira da Rosa, centrocampista, nato a Pelotas, Brasile, il 4 aprile del 76, altezza 1,79, peso 74 kg. Dopo una stagione nel Botafogo, ha vestito la maglia del Grêmio per 3 anni, totalizzando 60 presenze e realizzando 7 gol. Dal 97 nel Bayer Leverkusen, ha vestito la maglia della nazionale brasiliana 24 volte, siglando 3 reti. This is Emerson. 1-2 with Maya Emerson through the middle. Picture book soccer. Great goal. Emerson's first of the season. Only 15 minutes gone. Christoph Daum, the Leverkusen coach, delighted. Regista o rifinitore, playmaker o trequartista, costruttore della manovra o uomo dell'ultimo passaggio? Questi sono i bei quesiti che accompagnano le giocate e la duttilità di Emerson Ferreira da Rosa, brasiliano del Bayer Leverkusen, classe 76, dal fisico normolineo e dall'assist felice. Nato a Pelotas, nello stato di Rio Grande do Sul, Emerson è la sintesi della versatilità del centrocampista moderno, perché è capace di agire dietro le punte nella Bundesliga e poi di essere un interno costruttivo, assieme a Vampeta, nel Brasile guidato dal Luxemburgo. Destro naturale, un sinistro che ci sa fare, forza e soprattutto coraggio. Quello tipico di chi ha combattuto per non abbandonare precocemente la sua carriera di calciatore. Bloccato da una grave lesione alla gamba destra, Emerson ha dovuto salutare i campi da gioco per quasi tutto il 95, col serio rischio di chiuderla col calcio. Alla fine, però, è riuscito a guarire e a riemergere vincendo il campionato brasileiro dell'anno successivo e risultando il centrocampista più prolifico con 5 gol nel Grêmio di Paulo Núñez e Jardel, che hanno spiccato il volo proprio grazie ai suoi assist. Then the 41st minute, Emerson again to Kirsten. This time he does score. Kaiserslautern 0, Leverkusen 1. This is Emerson to Kirsten. It had to be, but it wasn't. Emerson again.
Gordy blasting the ball off. Ulf Kirsten. Emerson. Ramelow. Kirsten. Emerson. Kirsten. Emerson. Kovac again. He's right through. He misses. There's Ramelow. And there's Ulf Kirsten. Kirsten. Emerson. Roberto. And another fine save by Gabba Kirai. Cresciuto come rifinitore puro, nell'Under 20 aveva De Nilsson come riserva, ma per poter approdare in pianta stabile nella Seleção doveva cambiare ruolo, diventare interno di regia. Il primo passo glielo offre Mario Zagallo che, alla ricerca delle reti di Dunga, lo convoca e lo fa giocare nell'amichevole Brasile-Ecuador. Emerson viene schierato in mediana vicino a Mauro Silva e segna addirittura un gol. È l'inizio di un viaggio che lo porta ai mondiali di Francia, due presenze per un totale di 54 minuti, e che via via lo consacra come pezzo pregiato ed utile del calcio continentale, perché abbina la classe brasiliana alla concretezza europea, perché segnare e far segnare è merce per pochi eletti. Free kick, quickly taken by Beinlich to Emerson. And at last, Leverkusen score in the 46th minute. The Brazilian gets his third goal of the season. Marcos Batista Vampeta, centrocampista, nato a Nazaré das Farinhas, Brasile, il 13 marzo del 74, altezza 1,84, peso 74 kg. Nella stagione 93-94, Vitória Bahia, 8 presenze. Nella stagione 94-95, PSV Eindhoven, 3 presenze. Nella stagione 95-96, Fluminense, 27 presenze, 2 gol. Dal 96 al 98, nel PSV Eindhoven, 47 presenze, 5 gol. Dal 98 è al Corinthians. Nella nazionale brasiliana ha totalizzato 14 presenze.
Vittoria Bahia e poi PSV Eindhoven, quindi Fluminense e ancora PSV, infine Corinthians e probabilmente Italia. Questa è la storia di Marcos Batista Vampeta, faccia da Lou Vega, riga scolpita da una parte, baffetto curato, playmaker da applausi. Ed è una storia di cambi di ruolo e di città, di un'amicizia con Ronaldo nata ai tempi olandesi e di un'etichetta di cui andare orgogliosi. È lui il regista del futuro che sposa la perfezione, classe e forza. Lui che ha 25 anni e già un'esperienza da primissimo della classe. Per questo ci puoi contare ad occhi chiusi. Per questo Luxemburgo, CT del Brasile, ne ha fatto un cardine imprescindibile della Seleção del nuovo millennio. Eletto come miglior centrocampista brasiliano del 98, Vampeta abbina tecnica e coraggio, visione di gioco e temperamento, disciplina tattica e un'ottima sostanza in fase di interdizione. Nato il 13 marzo del 74, destro naturale, Vampeta cresce come terzino di fascia e a 19 anni esordisce nel massimo campionato brasiliano con la maglia del Vitória Bahia. Ma la svolta, dopo due intermezzi olandesi, arriva nel 98. Il Corinthians scopre le sue qualità di sontuoso interno di regia, lo riporta in patria e lo fa crescere fino a farlo diventare uno dei solidi cervelli più ambiti del nostro calcio. Con una grinta insolita per altri suoi connazionali, Vampeta ha ufficializzato il suo ingresso nella Seleção chiudendo di fatto l'era dei centrocampisti monotematici. Se mentre prima c'erano o solo i giocatori creativi o gli uomini forti nel contrasto, con lui la nazionale brasiliana ha trovato l'uomo che al contempo sa contrastare, costruire gioco, cambiare il passo alla squadra e infine darle un'identità. Fino ad ora Vampeta ha vestito la maglia verde-oro con successo, e lo stesso passato da laterale difensivo di destra gli dona un'esperienza di primissimo livello, oltre che una forza inesauribile nei tackle e nei corpo a corpo. Roberto Carlos, ancora Vampeta, vede Cafu e non so se era fuori gioco. Lui no, ma gli altri che rientravano sì, allora... Domani vedremo l'Argentina contro la Colombia, un gran bel match. Vampeta, bello il suo assist per Rivaldo, al centro ci sono Alex Amoroso Ronaldo, il cross al centro con Fernando Suarez. Emerson, Vampeta, pallone verso Cafu, bagno di soggiorno, recupera il pallone Vampeta, progressione di Vampeta, incredibile la sua percussione, si accentra Alex, Vampeta, ecco Alex, la parata di Campos, grande azione di Vampeta. Buono il lancio lungo, ottimo per abilità e visione di gioco, Vampeta sa anche partire palla al piede per andare a concludere l'azione o per smistare assist decisivi. Ha coraggio, insomma, come quella volta in cui decise di posare nudo per una rivista brasiliana.
Lo subissarono di critiche e lui tranquillamente rispose: non mi interessano i giudizi altrui. Forte e impermeabile alle critiche, quindi, deciso e sfrontato. Anche per questo è già pronto per l'Italia. Nistelrooy, Nikiforov, Brugging. Twente blijft overeind. Maar het kraakt achterin. Van Nistelrooy. Hard voor het doel langs. En een blunder van Bosker. En het is 2-2. Ruud van Nistelrooy, attaccante, nato a Os, Olanda, il 1 luglio del 76, altezza 1,88, peso 80 kg. Dal 93 al 97 nel Den Bosch, 69 presenze, 17 gol. Nel 97-98 nell'Herenveen, 31 presenze, 13 gol. Dal 1998 è nel PSV Eindhoven, col quale alla prima stagione ha realizzato 31 gol in 34 partite. Con la nazionale olandese è a 7 presenze e 2 gol. Goed onderschept en goed gedemareerd van Nistelrooy. Van Nistelrooy. En als Kalaac onderuit gaat, is een doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Zijn 15e deze competitie. Si chiama Ruud come Gullit e sa segnare come Marco van Basten. Prodotto pregiato del calcio olandese, Ruud van Nistelrooy è a detta di tutti la nuova frontiera del gol. Nato a Os il 1 luglio del 76, dopo un anno fra i dilettanti del Nord Kedak e 4 fra i cadetti del Den Bosch, ha costruito rete dopo rete, colpo dopo colpo, una ascesa invidiabile. Acquistato per 13 miliardi dal PSV Eindhoven nel 98, Ronaldo, 4 ore prima, venne pagato 4 miliardi in meno. Van Nistelrooy ha addosso gli occhi del calcio che conta da molti mesi. La sua valutazione? 40 miliardi, ma giudicate voi. Ruud li vale davvero. Van der Doelen met brute kracht en de kans voor Fuchs. En dan nu de 3-2 gevonden door Van Nistelrooy. Van der Weren, die eigenlijk op zijn goede stek staat. En het doelpunt van Ruud van Nistelrooy. Uitzicht was ook wat belemmerd van doelman Bas Roda. En... 2-0. Van Nistelrooy, weer 1 voor PSV. Goleador eccellente, destro naturale, Ruud predilige gli spazi ampi per scatenare la propria progressione inarrestabile, ma anche in area sa essere efficace, incisivo. Agile nonostante una statura da cestista, 1,88 m, padrone di una buona tecnica, Ruud riesce a difendere bene il pallone per far salire la squadra e permettere gli inserimenti dei centrocampisti. Ancora da smaliziare nel gioco aereo, nel PSV sa anche offrire assist a Nilis e Brugging e nella nazionale di Rijkaard precede Hasselbank e Mackay come prima riserva offensiva del duo Bergkamp-Kluivert.
Padrone di un ottimo tiro da fuori e di invidiabile freddezza nell'uno contro uno, Van Nistelrooy è stata la scommessa vinta dal club di Eindhoven, che in un colpo solo doveva far dimenticare le roboanti cessioni di Stam, Newman, Jonk, Cocu e Zenden. Gol dopo gol, Rude è diventato un idolo e dalla prima stagione ambiziosa ha vinto non solo la classifica dei cannonieri, ma anche la scarpa d'argento, riconoscimento continentale per i bomber più prolifici. Elegante, impietoso, forse soffre ancora la marcatura stretta, ma è certo che stiamo parlando di un goleador che nel rapporto altezza-qualità ricorda seriamente il tre volte pallone d'oro Marco Van Basten. Guardare altri gol per credere. Snel in de tweede helft ook al een derde treffer. En daar is de volgende. Van Nistelrooy eist het laatste tikje op. 5 minuten zijn er gespeeld in de tweede helft. 4-0. Niels. Van Nistelrooy laat de bal liggen voor Brugging. Brugging met links op de paal. En dan de intikker voor Ruud van Nistelrooy. En zo is het met nog 20 minuten te spelen, 3-0 voor PSV. Counterkans maar buitenspel, ja niet hier. Dat was de beelden geweest, nu is het Van Nistelrooy. En normaal raak. Het is dus normaal. 1-0 in de 16e minuut voor PSV. Van Nistelrooy koelbloedig. In de ruimte aangespeeld. En terecht. Koklov. Daar moest hij naartoe, daar is 2-1. Uiteindelijk toch door Van Nistelrooy. Maar ook de beelden op de paal kochten. Koka met het overzicht van Nistelrooy. Aan het begin van de tweede helft 2-0. Een heerlijk begin voor PSV. Koka kreeg een diepe bal. En zag Van Nistelrooy inschuiven. En dit doet hij heel bekeken. Van Zwam iets te ver voor zijn doel. En 3 punten die zo hard nodig waren, lijken voor PSV heel erg binnen handbereik. I'm going to go to the hospital.